Inizia la partita tra un testa coda in questa quinta giornata. Attenzione, si fa subito un tiro pericolosissimo di ganci, ma Marino è bravo e mette il calcio d'angolo. Ci dicevamo subito testa coda tra i Mostar, ultimi in classifica, senza neanche una vittoria e un punto. E invece i Bombatti, primi. Attenzione ancora Mercurio. Non posso iniziare a entrare la partita perché subito due occasioni per i Mostar. Ci dicevamo quindi. È già clamoroso questo. È clamoroso, sì, le due occasioni iniziali per i Mostar. Sì. Ancora Marchese, ben pressato da Tarantino. Tarantino, Marchese però riesce a succedere bene. Ancora tunnel su Trapani, ma Trapani è bravissimo a rimontarlo. Orestano sarebbe le ganci, ganci a tu per tu col portiere, però è bravo Maringhini, diciamo bravo fallo tattico di Maringhini che lo fa. Attenzione Mercurio, batte veloce una punizione, ma è bravissimo Marino, attento a non farsi superare. Ancora lancio lungo, subito partita viva. Visto c'è... non sul tallotore ma l'avversario, regola numero uno ma del Mercurio, calcio. La furbizia, l'esperienza del capitano dei Monster che subito si fa dare la palla e batte lui, intanto qua errore di Mercurio. Maringhini, serve al centro Tarantino. Tarantino se la giusta col sinistro, però spera Marchese, Marchese è bravo e lo recupera. Ancora Marchese, prova il destro! E vantaggio dei Mostar con una papera clamorosa di Marino sul tiro da lontanissimo di Marchese. 1-0 Mostar. Trapani, salta bene gancio, ancora Trapani per Tarantini, 3 contro 1, ancora Tarantino, serve in mezzo Trapani. Trapani è solo, resta un rimonta, poi Maringhini clamorosamente mette fuori, azione pericolosissima quella dei Bombatti con un 3 contro 1 potenziale, sto servito bene Trapani e poi Maringhini ha messo fuori. Sì, clamorosa occasione questa degli FC Bombatti, la prima sicuramente, occhio qui perché non è finita. Sì, attenzione Tarantino, salta con un bel movimento ganci, ma la Monica è bravissimo, compie una bellissima parata e mette rimessa laterale, ma ora i Bombatti sono veramente pericolosi. Manuel qua intanto colpo di testa alto di Maringhini. Che stanno attaccando però subito. Stanno anche sprecando. Sì, sì, subito un sacco di calci d'angolo in questo inizio di partita. Tarantino prova a servire in mezzo a Trapani. Trapani lotta con Orestano. Si gira Trapani! Ma il pallone rimane lì, è stoppato Orestano, ma sbaglia a trattarsi dopo. Attenzione Trapani! Prova il tiro, girandosi su se stesso. Bel movimento di Trapani, il pallone finisce fuori. Allora prova a ripartire i Mostri, ma subito vengono stoppati da Gebbia con Maringhini che dialoga bene con Tarantino. Tarantino tocca ancora una volta per Trapani. Trapani contro Orestano. Trapani! Prova il tiro, ma è bravo la Monica ancora una volta di piede. Finora la Monica quasi tutti interventi di sì, piede. La Monica si sta guadagnando sicuramente in questi primi minuti la pagnotta. Tocca 1-2, diciamo, non proprio voluto con Marchese, però riparte i Bombatti con 1 contro 1. Cilano, vede bene Trapani, 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 però prova a tirare. Ma il suo pallone finisce di poco vicino al palo. Qua poteva essere un'occasione pericolosa per gli FC Bombatti, ma Trapani ha sprecato tutto, peccato ancora una buona occasione. Sta cominciando ad essere maledetta quella porta difesa dalla Monica. Più impegnato a rimettere il pallone fuori perché finora conclusione in porta, comunque ne sono arrivati tranne due interventi che ha fatto Saria di Bogdo nonostante le tante azioni dei Bombatti. Qua Marchese, bel break proprio passato due avversari, ma è bravissimo Fileccia con un sombrero, però pallone vivo ancora per Ganci, Ganci tutto solo, ma Marino qua compie un miracolo, ancora Ganci prova a servire in mezzo Marchese, ma pallone ben stoppato da Gebbia e Frigo in cielo fuori. Un'altra occasione d'oro per raddoppiare per i Monsters, questa volta Marino chiude lo specchio della porta, insomma è santa questa parata di Luca Marino. Sì, è santa con tutti quanti fermi. Ganci c'è creduto. Attenzione Ganci, basso tutto su Gebbia, ancora Ganci è solo. Marino compie una parata strepitosa, una parata bellissima su Ganci che aveva fatto un numero clamoroso su Gebbia, ma un'altra occasionissima per i Mostar. Sì, è intanto 3 contro 1, ancora Fileccia solo contro la Monica. Fileccia anche per Cilano e arriva il pareggio dei Bombatti dopo un'occasionissima per i Mostar. Bellissimo 3 contro 1 dei Bombatti, concretizzato bene da Cilano. 1-1, ma che partita, ma fammelo dire, comunque merito il gol del Cilano, ma sicuramente il merito va anche a Luca Marino che ha parato due palloni pericolosi e poi Cilano bravissimo al contropiede a siglare il gol del pareggio. Insomma 1-1, tutto da rifare per i Monsters e adesso gli FC Bombatti sicuramente acquisiranno più coraggio grazie a questo gol. Intanto qua punizione, attenzione, parte Cilano, conclusione parata, pericolosa, sì, parata dalla Monica con qualche, diciamo, brivido, cioè la palla finisce addirittura dall'altro angolo da dove è iniziata la conclusione. E Marchese è solo ancora... FC Bombatti, sì, solo FC Bombatti, però la partita andrà così. Fileccia prova con un tunnel, attenzione Cilano, salta la Monica, Cilano, e arriva il 2-1 con un'azione con un po' con un rimpallo, subito il pallone è finito sui piedi di Cilano che è stato bravo e freddo a mettere a sedere la Monica, a mettere dentro 2-1 dei Bombatti, e lo stiamo dicendo Manuel, 2-1 targato di Cilano che dopo il gol ruggisce per scuotere i suoi, insomma gli FC Bombatti al 18° minuto finalmente si sono ritrovati e abbiamo ritrovato la squadra che sta dominando le prime 4 giornate di campionato. Insomma ne vedremo ancora della bella. Tanto Restano prova a
superare la prima trama, è bravissimo, due contro uno e Bombatti, ancora Filaccia, spazio per il tiro, Filaccia, palla fuori di Filaccia, peccato, era una buona occasione per Filaccia, ma ha sforzato un po' troppo il tiro e è finito fuori. Ancora Marchese, prova, attenzione, però perde un brutto pallone, Trapani, è grande, conclusione pericolosa di Trapani, Malamonica ancora bravissimo e mette il calcio d'angolo, che interventi quelli però di Malamonica, ancora Trapani, stavolta è Mercurio a metterci il tacco, però continuando così finisce goleata per i Bombatti, ma fammelo dire. Sembra ormai, non te lo ricordo, un lanterno dei Monsters qui, solo FC Bombatti che a caccia del terzo gol. 22esimo, manca veramente poco, vedremo se i Monsters riusciranno a trovare il pareggio, se i Bombatti troveranno il gol della quasi sicurezza. Attenzione Maringhini, salta Forestano, ancora Maringhini, solo contro la Monica, ma la Monica è bravissima, ancora una volta di piede, la Monica che si incavola, giustamente, che si arrabbia giustamente con i suoi. Cerca di scuotere la sua difesa che sta veramente soffrendo. Attenzione Gebbi, ha un tiro cross, ma la Monica è brava ancora a intercettare. La Monica a mio avviso è il migliore in campo per ora dei suoi. Dicevo 2-1 per i Bombatti, vedremo se i Bombatti riusciranno subito a chiudere la partita, se partiranno fortissimo come è sempre, dicevo, dalla prima azione Monsters che riuscirà a trovare il pareggio. Attenzione Marchese, passo due pressioni, ancora Marchese e ancora Marino, dico io, perché è ancora Marino, bravissimo di qui. Pugni, tre parate strepitose di Marino, che in questi due giorni sta dimostrando a mio avviso forse il miglior portiere di questa Serie B insieme a Carlino, e lo ferma Mercurio, passa su Maringhini, Mercurio ha spazio per il tiro, però sbilanciato non riesce a mettere forza al pallone, pallone che viene rimesso in gioco da Marino. Qui adesso sembra che gli FC Bombatti siano intanto, scusa, intanto 2-1 Trapani, salta Orestano, la mette in mezzo per Tarantino, che gol, si è divorato Piero Tarantino, solo a un metro dalla porta di destra, ha messo che la mano sente alto e qua è un errore grave di Piero Tarantino, e occhio perché qui i Monsters attaccano, non vorrei che qui si confermasse la teoria gol mangiato col subito, lo vedremo tra un po'. Sì, che gol che si è mangiato Piero Tarantino, bellissimo lavoro di Trapani che è riuscito a saltare in velocità, Orestano ha messo in mezzo per Tarantino, doveva soltanto soffiarla dentro, però il destro non è il suo piede, si vede, e la mette alto. Tanto qua Gebbia, ancora spazio, parte Gebbia, arriva il 3-1 di Gebbia, sempre con la sua solita conclusione da lontano, l'aveva fatto nella scorsa partita e ancora si conferma grande tiratore da fuori, 3-1 per i Bombatti. Sì Manuel, lo dicevamo che Gebbia è solita a fare questa conclusione da lontano, sì, infatti molto... è andando vincente per i Bombatti, e attenzione però qua possono dilagare i Bombatti con Trapani, prova a saltare i ganci, mette in mezzo Maringhini, è tutto solo Maringhini, la Monica però stavolta si rifà e para, attenzione contro uno dei Monster con Marchese che sbaglia clamorosamente lo stop, peccato perché c'era Orestano completamente libero, dimenticato dai Bombatti che deve essere bravi a non far ritornare in partita ora i Monster. Mostruoso in questo inizio di campionato, veramente l'uomo in più quest'anno dei Gebbia per i Bombatti, che sta facendo un inizio di campionato mostruoso. Attenzione Tarantino, ha spazio per il tiro, Tarantino prova il sinistro, ma è bravo la Monica ancora una volta a parare, la Monica che è veramente toccato molti più palloni di tutti i Monster, sicuramente è l'unico, il migliore finora della sua squadra. Tarantino ancora sulla tre quarti, aspetta il movimento di Trapani, infatti mi è servito Trapani, pallone in mezzo per Maringhini, 4-1 dei Bombatti con un'azione magistrale con Tarantino e con, scusate, Trapani che serve subito in mezzo Maringhini è bravissimo, è freddo di prima, mette sotto la traversa, 4-1 e partita finita. E c'è gloria anche per Manfredi Maringhini, il giocatore più fantasioso della squadra di Capitan Gebbia, insomma è ormai in festa per gli FC Bombatti. Trapani, passo su Restano, Trapani, prossimo in mezzo Tarantino e dilagano i Bombatti con Pietro Tarantino che raccoglie questo pallone in mezzo, lo mette dentro di prima col mancino, 5-1, veramente i Monster dove sono? È ormai, bella domanda, comunque io ti confermo che la festa è cominciata per gli FC Bombatti, che ormai si può dire che la vittoria è in tasca, salvo miracoli dei Monsters che avevano vissuto bene questa partita e poi si sono persi per strada, forse anche a causa delle tante assenze. Sì, l'hanno detto Manuel, che se fossero andati sotto di qualche gol sarebbero disuniti, infatti è così, ora altro 2 contro 1 dei Bombatti con Trapani, arriva il 6-1 dei Bombatti, in un minuto i Monsters hanno vanificato tutto, qua ne approfitta Trapani con un bel diagonale, 6-1 per gli FC Bombatti, veramente i Monsters sono spariti dal campo. Ormai buonanotte Monsters, qui intanto chiamano time out, credo gli FC Bombatti, un time out sacrosanto secondo me per gli avversari che stavano subendo veramente troppo. Riparte secondo tempo dopo il time out, qua Marchese prova a saltare due avversari ma è bravo Maringhini a fermarlo, Tarantino limite l'area, cerca in mezzo, arriva il 7-1
ormai i difesa, sono spariti dal difesa campo. Con la Brodo, quella dei Monster. Ma dov'è la difesa dei Monster? E qua ne approfitta per la sua doppietta personale Maringhini, che ormai è diventato l'uomo dei minuti finali. Nella scorsa partita aveva fatto un primo tempo che è comunque nuovamente sesmato, e poi nel secondo tempo era riuscito a fare un'ottima tripletta. Anche qui arriva in due minuti la sua doppietta, però i Monster devono stare attenti, perché qua veramente può finire un risultato clamoroso, sì, già 7-1, ma veramente non ci sono più. Attenzione ai ganci, prova il destro, ma viene stoppato da Gebbia. A fronte restano ancora Trapani, tocca per Trapani, l'antino da portiere, serve in mezzo bene Maringhini, che parata di La Monica, che è veramente l'unico a non arrendersi, mette fuori questa palla Maringhini, quando da botta sicura, però La Monica è stato bravissimo. Però ancora Cilano in cerca della tripletta, va lui Cilano, lì può calciare col sinistro, pallone a fil di palo di Antonio Cilano, che esce di pochissimo, e qua poteva arrivare la tripletta personale, la gloria per Cilano, veramente, che oggi sta sfruttando una partita bellissima. Si gioca adesso solo per Cilano, in cerca della tripletta, in cerca di quei 0, anche Maringhini, Sicuramente è vero, anche Maringhini in cerca di quei punti bonus che potrebbero fare tantissimo per la classifica di Capitan Gebbia. Vuole servire in mezzo Maringhini, bravo Ganci a fermarlo. Ganci, attenzione, tocca per Orestano, a tu per tu con Marino, Orestano prova il destro, ma è bravo Marino ancora una volta a salvare i suoi. Dobbiamo dire che i Monster non hanno fatto grandi attacchi, ma Marino le poche volte stai impegnato ha fatto veramente io interventi buoni. Rimproverei qui la difesa degli FC Bombatti perché hanno lasciato troppo solo un giocatore come Orestano. Attenzione, che dopo una bella azione di Orestano arriva il tiro di Gancio, Orestano che ha saltato tre avversari con qualche rimpallo, e qua conclusione pericolosa dei Monster, che però diciamo per l'orgoglio a fare il secondo gol della bandiera, possiamo dire. Sì, però questo se dovessero fare gol i Monster sicuramente rovinerebbe un po' la festa agli FC Bombatti. Intanto qua Cilano tocca per Maringhini, ma La Monica è bravissima in uscita, rimane in piedi fino all'ultima a stoppare il tiro di punta di Cilano, e ora Bombatti stanno sprecando un po' troppo e vogliono questi bonus. È arrivato lo scarto di 5 gol, però vogliono anche la tripletta. Attenzione, Maringhini contro Mercurio, Maringhini però a saltare Mercurio, Mercurio però a fermarlo. 2 contro 1 dei Bombatti con Cilano che salta Mercurio, però Mercurio ancora ci arriva il tiro, ancora Cilano, Maringhini porta sguarnita, però sbaglia l'impatto con il pallone. Allora ancora azione vive per i Bombatti con Maringhini che serve bene Cilano, 1 contro 1 con Mercurio, ancora Cilano a proteggere il pallone, aspetta l'arrivo di un compagno, tocca per Gebbia, Gebbia lì può calciare, parte Gebbia, solita conclusione raso terra insidiosa di Gebbia, ma è bravo Ganci a mettere fuori, ancora i Bombatti, diciamo, partita via, perché i Bombatti cercano diciamo gli scarti bonus che finora li hanno aiutati. Attenzione Cilano, bel movimento su Mercurio, però strazza doppio il sinistro e pallone che si perde fuori. Tanto Marchese lotta ancora con Maringhini e Cilano lasciati diciamo alti da Capitan Gebbia. Attenzione, occhio, Marchese perde un brutto pallone, ma è bravo La Monica a uscire, e qua Trapani ha spazio per il tiro, però lo disturba Cilano, ancora però Maringhini, tocca per Cilano, Cilano ha lì a spazio per calciare, ma tarda un po' troppo, allora pallone ritorno per Maringhini, Maringhini ha spazio, Maringhini c'entra un palo clamoroso, Maringhini che aveva tutto il tempo per servire, o Trapani solo in mezzo, ma sì, ma La Monica c'era la tripetta qui in palio, sì, quindi sicuramente a volte quando c'è diciamo ma qua all'Inter School quando cerca la tripetta che comunque è importante, si diventa un po' egoista, c'è un po' di tensione, si diventa egoisti e poi spesso non si trova. Attenzione Maringhini, 2 contro i Bombatti, Maringhini passa su Ganci, Maringhini, e arriva la tripletta di Maringhini con la scarsa diciamo posizione di Ganci, Maringhini lo salta e poi è freddo a mettere sul secondo palo, la tripletta importante per i Bombatti, è ormai 7-1, 8-1, che già stavamo 7-1, addirittura 8-1 per i Bombatti. Sì, comunque i Monster ormai non ci sono più dal campo, infatti si vede, ora cercheranno a tutti i costi la tripletta anche di Cilano, 4 minuti alla fine della partita. Bombatti che diciamo giocano solo per la tripletta di Cilano. Mostarsi ormai già pensano alla prossima partita. Attenzione Trapani, vuole servire Cilano in mezzo, infatti arriva il passaggio per Cilano, arriva la tripletta anche di Antonio Cilano con un bel passaggio di Trapani, Cilano è bravissimo col sinistro a mettere di prima la palla, 9-1 per il Bombatti, non abbiamo perso il conto dei gol, addirittura 2 triplette e altri, però siamo a 3,7, ma ora fanno entrare Tarantino i Bombatti per cercare altre triplette e altri bonus, che però ancora devono arrivare alla doppietta perché sono tutti un gol. La partita ormai sta volgendo al termine. Marino può rimettere in gioco. Bombatti cercano altri gol, altri bonus con Fileccia e Tarantino. Fileccia prova il tiro diretto, Marco Fileccia, ma è bravo La Monica ancora senza rendersi a stoppare il pallone. Trapani ha spazio per il tiro, Trapani, no, restando bravo a stopparlo. E Marchese può arrivare sul pallone.